immaginate partorire dal cazzo. Poi tipo se ne cade dopo che uno partorisce e ti ricresce. Metti anche questa parte nel tuo video. Bentornati. Ci eravamo lasciati l'ultima volta dopo la prima vittoria nel torneo Eslin Presidio, iniziato per sbaglio. Senza però indugiare ulteriormente, passiamo al secondo match. Stavolta contro un team ungherese, i Midway. E non abbiamo preso benissimo il dover giocare per l'ennesima volta in Clubhouse. Potrebbe non essere una brutta cosa se avremmo... Zitto che è Clubhouse. Porco Ancora sta mappa di merda. E ad uno Smurf bronzo 1 tra gli avversari si può reagire in un solo modo. Wanzanzu. Stavolta inizio il match da Tito Motivational dal cuore d'oro. Alfio, io mi fido di te, non ti cazzerò mai se giochi male, tranquillo. E infatti cuoricino d'oro è il primo a morire. Fenix poi vede la morte in faccia quando sente il peggior rumore a cui un difensore di Rainbow Six possa mai assistere. Monti, no, Blitz, Blitz. Un presagio di morte. E infatti muore. Lo seguono al camposanto anche Dan, Linger e infine Alfio. Con Dan che la prende incredibilmente con filosofia. Che a me mi ha fatto uno shot Maverick da ricordare. Puttana, Eva. Il secondo round invece narra una storia. Una storia di collaborazione. Due droni in garage vengono da te, Senex. Una storia di guerra e di fiducia. Hanno bricciato garage, sì, 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 sì. Tu copri la porta. Copre la porta! Una storia di amicizia. Salvate il soldato Senex. Prossimamente nei cinema di tutti i momenti in cui mi dovete dare il tempo di reagire a quello che dite. Ero disteso, il tempo di alzarmi. Salvate il soldato Senex. O forse no. Tolta però sta cringiata, il round deve continuare. E quando si dice se qualcuno riesce a flankare cucina in qualche modo, io mi faccio trovare pronto, andando a dare il benvenuto prima a Ibana e poi a Sledge. E ovviamente non c'è due senza tre. Arrivederci Blackbeard. E ci portiamo sull'1-1. Nel terzo round rompo un muro per prendere gli attaccanti da dietro, ma non c'è letteralmente nessuno e ho buttato una granata. Poco dopo resto 1 contro 4. Panza su. E uccido prima Blackbeard dopo che per mezz'ora non mi ero accorto che fosse nella rotation. Oh! Come non è morta questa? Possiamo benissimo vedere come fosse un pixel di distanza dall'headshot. Fermandomi invece al pixel precedente, quello delle bestemmie. Ma che dio. Nel quarto round leggo la mente dei miei compagni di squadra. Kido gioca un po' più aggressivo. Fuori uno. E decido di giocare così aggressivo che per entrare in server abbatto un muro con una granatona e ammazzo Kali. Chi cazzo è Kali? Chi cazzo è? Mentre lei mi fa la ceretta all'ascella sinistra. Senex mantiene poi il rinculo perfettamente. Madre di Dio. E pareggiamo la partita. Parlando di come bisogna rommare, Senex mi dice una cosa. Devi fare la differenza prima, non dopo. E infatti decido di fare la differenza così prima che distruggo 3 droni nella prep phase. Ma che giocatore? Mi trasforma in Ezio Auditore con una kill dall'alto, per poi diventare Rodrigo Borgia sotto i colpi di un Maverick buggatissimo. 3-2 per noi. Sono bronzi ma sanno giocare. Ma qual è bronzo? Uno degli avversari ha 1,40 di rateo e significa una sola cosa. C'hanno il cazzo minuscolo. Nella prep phase chiamo un rinforzo, non una Rex. Raga, un rinforzo in logistica mi serve, uno. Ma ben 2 volte. Raga, un rinforzo su logistica. L'ho chiesto un anno fa. E quando la bella addormentata nel bosco si sveglia, raga, sono con Straccio. La rimando a dormire. Buonanotte, la gitana fa. Già, fra quanto cazzo dronano questi? Ma buscano. Detto fatto, mentre mi esplode un muro in faccia, uccido non so chi. Non so chi cazzo sia. Poco dopo mi fanno una call. Una sulla finestra di server. Ed io, sentendomi 007, rompo un muro per uscire e prenderlo da dietro, ma non si vede letteralmente niente. Twitch però cade nella trappola e le faccio una veloce operazione al naso. Su Cuteo l'ultimo avversario, 4-2 per noi. Wazazu. Iniziamo il settimo round godendo delle piccole gioie nell'usare Twitch. Tolto 1 di vita a 1, sì. Per poi fare sul serio con una kill da 200 IQ su Kaid. Dog, Messi J mi spiccia a casa. Linger chiede gentilmente: dove cazzo vai? Guarda, sto andando a controllare la salute dei reni di Vigil. Vigil morto? Resto 1 contro 1, facendo venire un infarto ai miei compagni di squadra, passando a 1 centimetro da una trappola di Frost. A terra. Tace essa. Oh, la Frost, madomio. Ho 3 capelli bianchi in più. In questo round partiamo concentrati. Infatti da un lato Dan e Senex si scambiano gli operatori per migliorare le loro prestazioni. No, niente, sono morti entrambi all'inizio del round. E dall'altro io sono così concentrato che inizio a parlare di Casatilli. Sono tutti andati a fare Casatilli su Instagram, su CS. Cos'è questa Casatilli? Casatiello è questo tipo, sta mega torta salata gigante. La cassata. Quello è un dolce del cretino. E infine concludo in bellezza il round, smirando Frost e venendo ucciso da Vigil da dietro. Ma siccome anche lui fa una brutta fine, è tutto ok. Che schifo. Alfio?
Alfio. Alfio, volevo dire, primo match point per noi. E ovviamente iniziamo concentratissimi. Si bagnate la banana. Banana. Oh yeah. A chi ti piace la banana? Ecco ragazzi, ora però siamo andati leggermente off topic. Mi aprite il tunnel? Apriteglielo. Te lo apro. Aprimelo tutto, sì. Ho detto off topic. Stavolta uscio direttamente da blu. E dopo aver spottato la cam di Valkyrie, la disintegro letteralmente. Entro in sight e spacco la faccia ad un altro. Per poi morire in una maniera ridicola. Un altro tito sui sportelli a destra, là, sì, là sui scaffali, esatto, là. No, ho sbagliato a cliccare, cliccando due volte il tasto per abbassarmi. Di conseguenza mi sono rialzato, mostrando il mio bel visino a Kaid, che me lo trancia di netto. Fortunatamente però vinciamo il round, vinciamo la partita, e Titino è di nuovo MVP con un bel 16-5. Let's go! La vittoria contro i Midway ci fa avanzare nel torneo, e stavolta incontriamo gli Eviscerate. I tedeschi! E subito mi fingo amico, non avendo per niente capito che minchia ha scritto quello prima di me, e a quanto pare neanche Google Traduttore l'ha capito. Ma soprattutto non giochiamo in Clubhouse. Ci gioca consolato! Prima del match gli avversari ci dicono una sola cosa: quando FaZe mette pronto, startiamo. Ma ce ne sbattiamo il cazzo e startiamo lo stesso. Ia, tutto un volo! Il karma quindi ci punisce, facendo quittare Alfio. Ma porco d***o! Your play si disconnette. Il match inizia e Linger si distingue subito per la professionalità della sua skin. In ogni caso uccido Termite a pipistrellato alla finestra. Termite morto. E muoio per il migliore amico di ogni giocatore di Rainbow Six. Il timing. Guardo le scale, neanche il tempo di girarmi, morto. In ogni caso 1-0 per noi. Termite peggio della banda Bassotti contro Zio Paperone muore per la seconda volta mentre è appeso come un salame. Termite morto. Polverizzo Nomad vicino Spirals. No, morto Nomad. E dico arrivederci a Sledge. Morto Sledge. Per vincere il round. Oh, sono stato 20 secondi su spirali e non c'è nessuno. Andata via, arriva Xenex, 2 kill. Il round terzo è una catastrofe per me. Non piccolo operatore, per un motivo molto semplice. Disao admin. Io andrei su. Andiamo su. Ma perché? No, vabbè, no, andiamo giù. Alfio, Alfio se intende questa. No, anche su. Oh, che cazzo, Alfio. Su o giù! Ha deciso. Non cavera, non ho piccato l'operatore, cavera, su o giù. Non mi accorgo in che side stiamo difendendo. Ma se non mi avvisa non si deve neanche difendere. No, non siamo. Arrivederci. Buonanotte, arrivederci. Tento di spompiccare, accorgendomi di non vedere niente. E come ciliegina sulla torta, mi dronano in 9 e muoio. Stu bastard. Almeno così assisto in diretta all'implosione di Buck. E senza troppi problemi, vinciamo il round. Tu hai visto, ti sei attivato al secondo, per culo. Poi mi toggiate, ci sei pure Uterz, che era il primo che non avevo visto. Uterz. Uterz. A sfogliatella. Dopo quanto è successo, l'obiettivo numero uno è non essere dronato. Mi hanno dronato già in gialle, ma che dio. Mentre Dan da parte sua offre una valida alternativa. Abbiamo avanzato uno Jäger, dove me lo metto? Nel buco del... Io e Linger collaboriamo all'ultimo piano per difenderlo e lo facciamo molto bene, uccidendo io Jackal e lui Zofia. Poco dopo muore anche l'ultimo e quei bravi ragazzi prendono il largo. Il round number 5 inizia con una call molto ovvia di Xenex. C'è Doggy. Ma va. No, non l'avevo notato. Oh mamma mia, tu siete toxic. E mentre il toxic tra compagni regna sovrano. Morta, zitto. Bastardo, vaffanculo, era mia. Io mi cago sotto. Sei kill. Docca sopra. Stai tenendo a scaleggiare Linger. Me ne chiamano due in Spirals. Bottom spirali, Tito, ci servi una mano. Ed io da bravo soldatino provvedo a giustiziarli. Morta. Per poi essere l'uomo più lento del mondo, non chiudendo il round con la quarta kill. 5-0 QBR. Adesso prendo l'iniziativa rinforzando un muro. Il muro su scale lo rinforzo? Senza aspettare la risposta. Secondo voi quindi il muro su scale lo dovevo rinforzare? A? No? B? Ma che fai? C? Mi ignorano. D? Sì. Sì. La risposta corretta è la D. Sì. Ho fatto questa minchiata perché l'unica cosa che faccio in questo round è annunciare la mia morte. Raga, sono morto. E se Lion si rappella come neanche Tom Cruise in Mission Impossible, la sua squadra pusca. 6-0 per noi. Uno degli avversari quitta e il suo team non chiede il rehost. Secondo me l'hanno già fucilato quello che è uscito. Questo è già morto. Hai performato male, strutz. Nel corso del round mi cago sotto, prima dronando Doc in bagno. Ah, c'è Doc in bagno. Per poi aspettare inutilmente che Xenex finisse di parlare. Aspetta che faccio il... Oh, ce n'è uno lì dietro lo scudo. Siccome decide nel farlo. Poi uccido Lesion pushandolo come un animale. Vieni qua. Stavo sparando. E mentre Alfio mi ruba una kill, mi ricago sotto una seconda volta con Wamai. Da dietro, Dan! Nell'ottavo round, la tattica per provare a vincere il match è una.
e se parte bene con una kill di Senex, si interrompe subito. Ma io non vedo un cazzo, raga, da sto pick, ma siete scemi. Ora, mi spiegate il senso di far esplodere questo muro? Ci siamo un po' troppo fatti prendere la mano. Dan uccide Caveira. Porta Cav dietro. Io rompo il nulla più assoluto. Ma che rotto. E mentre Linger fa una doppietta, io muoio. Linger come sempre si emoziona durante la kill finale. Dio mio, Linger. Linger è l'ultima kill. Una storia d'amore ancora dura da... E riusciamo a rifilare un Brasil al contrario ai tedeschi. Quei bravi ragazzi avanzano nel torneo. Ora con questa vittoria abbiamo raggiunto i 16esimi di finale. E ci troviamo contro una squadra turca. Io adesso però ve lo anticipo. Ci hanno rotto il culo. Di conseguenza ho deciso di editare quest'ultimo match in maniera differente per prendere questa sconfitta con filosofia. Oh raga, questi sono scarsi, questi perché si rendono più forti di noi, ma noi abbiamo la mentalità. Abbiamo... No, e fu così, valutazione top Senex. Ma che mira c'ha questo? Scusatemi. E niente ragazzi, sto ballando anche io. Spero che il video vi sia piaciuto. Siamo arrivati ai 16esimi di finale contro i turchi che poi hanno perso la finale. Godo. Lasciate mi piace, commentate e soprattutto condividete il video se vi è piaciuto con tutti i vostri amici per provare a promuovere un po' di qualità su YouTube Italia. Spero che anche questa avventura di quei bravi ragazzi vi sia piaciuta. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao belli.